Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. No, lei si riferisce al mancato voto dei senatori di Forza Italia per la Russia, immagino. Ma pure alle 17, 18, sì, 19 allora, che si sono buttati a votare la Russia. Per quanto riguarda non ce l'aspettavamo. La situazione, io non so, foglietti, non foglietti, cose autentiche. La verità qual è? Che Giorgia Meloni giustamente sarà designata premier perché è la leader del partito che ha preso il 26% e quindi i numeri democratici sono chiari. Le presidenze di Camera e Senato potevano anche andare, secondo anche una prassi, a un esponente di Forza Italia e uno della Lega. Invece mi risulta che negli incontri, nei colloqui tra Meloni e Berlusconi ha accettato Berlusconi con generosità l'ipotesi La Russa, che era plausibile, ma poteva anche esserci un esponente di Forza Italia. Vero. A fronte di questo forse Berlusconi si aspettava maggiore attenzione a delle proposte che ha avanzato. Poi uno può dire Mirta Merlino non va bene a mezzogiorno, va bene nel programma serale, oppure Mirta Merlino guarda non va bene perché il giornalista non può fare il capo dei Vigili del Fuoco. Se ne discute. Berlusconi ha ritenuto che su una proposta che lui ha fatto, tanto ne parlano tutti, quella di Licia Ronzulli, è stata una pregiudiziale. Il diniego totale, dire mai, questo non l'ha accolto bene, quindi poi può nascere il foglietto, il risentimento. Anche ieri lui ha detto, io penso che bisognerebbe votare perché è un senso di responsabilità che ha esercitato votando. Però c'era anche un clima di amarezza che molti hanno condiviso e che ha portato, pensando che tanto le votazioni sono varie, no? E quindi che anche alla Camera non si è eletto il primo giorno, certo. Casomai alla seconda votazione ha dato un segnale di insofferenza per un diniego pregiudiziale che secondo me è sbagliato, okay. Poi è lecito. Ma ve l'aspettavate che venivate però sostituiti dall'opposizione? No, quindi questo ha dato un po' di rilevanza al vostro gesto. Questo no, perché si pensava che poi alla seconda votazione il pomeriggio chiarite alcune cose, casomai mantenendo anche un diniego ma espresso in modo diverso, perché Berlusconi esige anche di rispetto, fondatore della coalizione, capo di un partito storico, certo. Un leader comunque un po' esagerato, importante, si aspetta un dialogo in modo un po' porto diversamente. Ma questo io lo dico perché bisognerà governare 5 anni, ci saranno momenti facili e momenti difficili. Quindi, cara Giorgia, ti torneremo utili, sta dicendo a lei. A Gasparri per primo, stai sul foglietto, non ci stai, non conta niente perché tanti foglietti sono foglietti. Detto questo, chi sono stati i 17? Primo, La Russa è un antico come frequentatore del Parlamento, consentirà che ci avrà 3-4 amici dislocati in vari gruppi. C'ha gli amici. Possono essere 3 o 4. I 3 senatori a vita, secondo me, uno stava qui nello studio, lo hanno votato, per buon senso. Monti, l'altra senatrice a vita, la Cattaneo, e Rubbia, che non viene mai, ma è venuto, potrebbero anche averlo votato per buon senso. Uno delle autonomie, il senatore Durvalder, secondo me Pier Ferdinando Casini, che ha negato di averlo votato, lo ha votato. 3 secondi è stato dentro. Però non lo so, forse è rapido, non lo so. Però io penso che Casini avrebbe voluto votarlo. Quelli del gruppo di Renzi hanno votato per dimostrare casomai che veniva eletto e che Forza Italia non conta. Quindi noi di Italia Viva dimostriamo, oggi l'ha dichiarato la Boschi poco fa, Forza Italia non conta, perché loro vorrebbero che Forza Italia sparisse. Mangiare Forza Italia. E non ci sono riusciti e non ci riusciranno. Quindi sono molteplici.